La preghiera come forza, come denuncia, come profezia della verità, della carità, della speranza e della felicità. Un uomo pieno di speranza, un uomo che cerca la felicità, un uomo che è felice e che dona agli altri, contagia ciò che gli sta attorno con la sua felicità, è un uomo di preghiera. Perché queste parole, coraggio, verità, speranza, libertà, responsabilità, che è un po' il vocabolario della felicità, sono parole che non sono destinate a restare in me. Nascono da me, o meglio, devono emergere da me, ma appunto devono uscire da me. Perché sono parole, queste che abbiamo dette, tutte destinate al plurale, sono destinate agli altri. Ma perché la speranza sia vera via, sia un tutt'uno anche con la felicità, bisogna vivere di cose che contano. Bisogna fondare, respirare di ideali. In che modo, in che maniera questi ideali ci aiutano a vivere una vita profetica con la speranza, la verità e la felicità e il coraggio? Ascoltiamo sempre Papa Francesco. E coltiva ideali, incoraggia Papa Francesco. Vivi qualcosa che supera l'uomo. Vivi qualcosa che supera l'uomo. È una bella domanda che io voglio fare a me stesso, ma anche a te che mi segui. Di cosa vivo io? Per cosa vivo io? Per chi vivo io? Non abbiamo risposte preconvezionate, ma dobbiamo vivere qualcosa che supera noi stessi. E che cosa supera l'uomo? I soldi? Il contare il potere, la prepotenza, la violenza, l'avere successo? No. L'uomo è superato dall'amore, dall'amare, ma anche dal desiderio di sentirsi amato. L'uomo è superato certamente dalla trascendenza, da Dio, ma l'uomo è superato anche dall'onestà, dall'altruismo. L'uomo è superato quando l'uomo supera se stesso, quando vive non per se stesso, ma per gli altri. L'uomo supera se stesso, come dice Paolo, quando vive non per se stesso, ma vive per, in Cristo e questi crocifisso. Ma certamente non solo i cristiani devono vivere per se stesso. O meglio, devono vivere non più per se stessi, ma vivere in Cristo. Ma anche chi non conosce Cristo può vivere in Cristo pur non conoscendolo nel momento in cui vive per l'altro e vive soprattutto per gli ultimi, per quelli che non contano, per quelli che non hanno voce, per quelli che non hanno potere. Ciò ci porta a vivere per e in Cristo, superando noi stessi. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.